questo momento purtroppo noi estetiste, come anche tante altre nostre categorie, non possiamo attualmente prenderci cura delle nostre clienti. Quindi se non possiamo andare dall'estetista, verremo noi all'interno delle vostre case e ci coccoleremo insieme in un momento di coccola solo per noi, accompagnate appunto dalle vostre beauty specialist. Innanzitutto deve essere un momento di puro relax, quindi prendetevi assolutamente il vostro tempo, preparatevi una buona tazza di tè caldo. Io me lo sono preparato al lampone e al mirtillo, che sono ottimi alleati per la circolazione. Scegliete una musica soft, una musica che vi rilassa immensamente. Ed infine, questo è facoltativo, ma secondo me l'esperienza olfattiva deve essere sempre presente in un attimo di relax. Scegliete il vostro profumo preferito, quello che vi dà più sensazione di benessere, e spruzzatelo ovviamente sul vostro corpo, sul vostro collo e nell'aria. Oggi io uso Eau d'Orient, che è un profumo specialissimo che mi ha regalato la mia mamma. È di Rituals, quindi è una casa che fa tutte profumazioni appunto relax, apposta per le spa, e questo è uno speziato al pepe che mi dà una sensazione infinita di pace, quindi lo vado a spruzzare su tutto il mio corpo. E inebriatevi, perché adesso stiamo per andare a scoprire un trattamento e lo faremo insieme. Iniziamo con una pulizia del viso, come proprio quando foste dall'estetista o dalla vostra beauty coach. Scegliamo un latte detergente ovviamente adatto alla nostra pelle, cioè, quindi oggi andiamo a spalmarlo sul viso, sul collo e sul décolleté, esattamente come una crema. Poco prodotto e andiamo con dei movimenti circolari a toccare tutto il viso, bene sul collo, sul mento, sulle labbra, sulla fronte, bene dietro le orecchie e sugli occhi. Ok, andiamo a sciacquare. Una volta sciacquato bene il latte detergente, quindi tutte le impurità del nostro viso sono andate via, passiamo con un dischetto di cotone intrinseco di tonico e lo passiamo su tutto il nostro volto per ripristinare il pH, che è andato via completamente con il latte detergente, nonostante fosse comunque neutro. Quindi un dischetto di cotone e cominciamo. Picchiettando andiamo su tutto il volto, vedete che diventa rossa la pelle. Bene sulle labbra, bene sul naso e sul collo. E prima di passare alla prossima applicazione, beviamo un po' del nostro tè caldo, giusto per rinfrancare ancora un po' lo spirito. Attenzione a non bruciarvi. E passiamo con l'esfoliazione. Allora, io uso il mio prodotto preferito sempre di Nova, Estetica Specialistica, che contiene una parte di acido salicilico, quindi per me è spettacolare questo prodotto. Mi lascia una pelle veramente molto pulita, atteniamo anche le discromie che ci sono sulla fronte, sulle guance, bene sul mento e mai dimenticare il collo. Cominciamo con dei movimenti circolari su tutto il nostro collo, che è sempre abbastanza abbandonato a se stesso, però è una parte molto importante del nostro viso, perché comunque è una parte fondamentale, molto sensuale. Passiamo sulla zona del mento e possiamo procedere con due mani. Qui di solito ci sono più comedoni e anche punti neri, e poi saliamo. Bene le ali del naso, bene la zona sovralabiale, il naso. Insistete ovviamente se avete delle impurità. Bene lo zigomo, evitate ovviamente il contorno degli occhi, e poi andiamo sulla nostra fronte. Dunque, io questo tipo di scrub di esfoliazione lo tengo in posa almeno 10 minuti, anche perché, come vi dicevo prima, c'è un effetto meccanico, ma anche quello dell'acido lattico, che assottigliamo leggermente lo strato superficiale dell'epidermide, quindi dobbiamo dare un attimo di tempo all'acido lattico. Nel frattempo, visto che deve essere un trattamento di totale relax e ovviamente completo, ho deciso di fare con voi una maschera per capelli, anche perché in questo periodo che non possiamo andare dalle nostre hairstylist di fiducia, abbiamo magari fatto anche dei pasticci
Comunque anche con il cambio di stagione, come sappiamo tutti, i capelli ne risentono, quindi perché no, coccoliamo anche loro. Io mi sono inumidita i capelli, faccio due passaggi di solito, il primo è per il cuoio capelluto e il secondo invece è per le punte. Allora, il primo prodotto che utilizzo per il cuoio capelluto è di Uriage, una marca che adoro per quanto riguarda anche i prodotti per capelli, l'acqua termale, la DS Lotion. Io la applico su tutto il cuoio capelluto per dare un senso di benessere, di refrigerio e quindi di idratazione al cuoio capelluto. Molto semplice, è spray e passo con dei leggeri movimenti circolari lo spalmo su tutto il cuoio, quindi l'acqua termale va a darmi una sensazione di riparazione. E sulle punte vado a distribuire un prodotto che utilizzo spessissimo, che è una maschera di Mulac altamente riparatrice. Adesso in realtà dovrebbero stare in posa per 25 minuti, quindi noi andiamo a finire il nostro viso. Vado a sciacquare bene l'esfoliante che ho applicato e siamo pronti per mettere la maschera. E voilà! Tolta la maschera, provate a sentire la texture della vostra pelle, spettacolare perché è super liscia. Dobbiamo subito ripristinare ciò che abbiamo tolto nella maniera più positiva possibile, quindi andiamo a fare una maschera in base al vostro tipo di pelle. Io oggi ho scelto una maschera all'argilla in modo che queste imperfezioni qua venissero un po' eliminate. Quindi 3, 2, 1 e voilà! Allora, oggi io ho voluto applicare appunto una maschera particolare, quindi molto astringente e sicuramente purificante, però chi necessita di una maschera un po' più importante, un po' più idratante, nutriente, dovete sceglierla in base ovviamente alla vostra pelle. Adesso attendo 20 minuti, aspetto appunto che la maschera diventi un po' più solida. Ok, allora, sia la maschera per capelli, sia la maschera per il viso, come potete notare, sono diventate completamente asciutte. Quindi sempre 3, 2, 1 e voilà! Ecco qua, guardate la pelle com'è molto più luminosa, molto, vabbè, ovviamente un po' arrossata, ma perché trattandola per forza di cose avvengono un sacco di processi all'interno della cute, vuoi non vuoi ti dà un po' di rossore. Terminiamo con il siero, qualche goccia, proprio poche gocce. Andiamo prima a passarlo ovunque sul volto e poi a fare questo lavoro qua. Quindi invece che spalmarlo il siero, vi consiglio di picchiettarlo in modo che venga proprio ben assorbito. Subito dopo passiamo alla crema, ovviamente lasciata asciugare, e passiamo quindi all'applicazione successiva. Allora, partiamo la crema. Allora, se avete il tempo, e oggi abbiamo detto che ce lo abbiamo, vi consiglio di andare verso le inserzioni muscolari. Che cosa vuol dire? Collo verso l'alto, è anche molto piacevole. Poi il mento, cerchiamo di aprirlo e andiamo a spalmare la crema verso l'esterno. In modo che i muscoli vengano belli rilassati. Oh, è molto molto piacevole fare il massaggio al viso. Poi delineiamo i muscoli dello zigomatico e tiriamo in su. Infine la fronte, andiamo verso l'alto in modo che il muscolo frontale si distenda. Su, poi facciamo anche un drenaggio di questa zona dell'occhio, molto piacevole, quindi tiriamo su l'arcata, eccoci qua. E poi concludiamo con il nostro picchiettare. Molto bene ragazze mie, io ho terminato il mio rito e la mia coccola, la mia pelle mi sta dicendo grazie, quindi grazie. Adesso vado a farmi i capelli, mi ha fatto super piacere condividere il mio momento di relax in questo pomeriggio piovoso. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un like, iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritte e ci vediamo al prossimo video. Let's talk about it.